Tu non hai idea. Che è successo? Questo è un dialogo. Ma che sta succedendo? Madonna, ma quanto è bello! Non hai idea. Mi ha svegliato la guardia, aveva la faccia compenetrata nel muro. Ma del balivo di una convinzione. Comunque la notte cali di frame rate sono qualcosa di tremendo. Dai, stanno arrivando le guardie a rotta di collo. Che cazzo succede? È cascato in una botola, adesso sei irraggiungibile. Eh? Eh? Che dialogo? What's up? Shit yourself. Hai visto che ha detto WhatsApp? L'ha detto proprio, l'ha detto a voce alta, eh. Stanno usando quello per comunicare. Ha detto WhatsApp, raga. Va bene, è ora di iniziare la partita. Ragazzi, bentornati su Quei Due sul server. Oggi insieme di nuovo su Kingdom Come. Kingdom Come per trovare la pace, la salvezza. Allora, come diceva Redez, che poi è andato. Uccidi. T'hai visto? Dai, no, ma perché? No, ti faccio la resa, guarda. Faccio la resa. Beh, ho una missione segreta. No, niente, tu. Ma tanto non gli funziona. Sinistra. Faccio la resa. Vedi, ho fatto la resa. Probabilmente si era soltanto buggato lì, non mi faceva fare la resa. Però questo è un altro garantito sulla testa. No, sta parato sto giro però. Vai, rubagli le cose. E via. Andiamo a dormire. Ah, ma questo è il mugnaio. Questo ti va da qualche missione. Sai che più andiamo avanti più mi rendo conto che forse non finiremo. Forse non finiremo mai questo gioco. Dici? Perché forse lo stiamo un attimino destrutturando troppo. Vai, dormi. No, questa è un'area privata. Però quale guardia verrà a prenderci qui se le abbiamo ammazzate tutte? Non c'era un letto, vero? Vabbè, forse dormo meglio qui. No. Almeno non ci vengono i topi, che cazzo. Vabbè, ci riprendiamo comunque, dai, 73 non sono pochi. 73 è buono. Comunque prima il calo di... Scappa. Io vorrei capire cosa sta succedendo. Pensavo di fare la franca dopo aver ucciso e commesso ogni sorta di crimine. No, ma che scherzate. Ma è solo? Ma mi stanno beccando tutti. Una missione segreta, vai. Ma io avevo più cose sulla minaccia, eh. Ma sulla minaccia la vedi che è sempre grigio. Ma che è? Ma pure prima ha fatto così. No. La porta, grazie. Vattene. Dov'è il cavallo? Dietro, eccolo alla sinistra. Non vedo un cazzo. Scappa. Non vedo niente. Siete un cazzo. Eccoci lanciati nella campagna, non ci troveranno mai qui. Però pure in questo posto qua ci siamo fatti odiare forte, eh. Senti, visto che abbiamo le maglie del balivo, andiamo a Uzitz, andiamo a salutare il balivo. Vuoi andare a Uzitz? Ma Uzitz, guarda che è una situazione. Andiamo a vedere, andiamo a salutare il balivo, dai. Poi arriviamo a Uzitz praticamente col giorno. No, fuggi, B. Niente. Cioè, la cosa brutta dei viaggi rapidi è che non hanno senso. Cioè, lui taglia in mezzo a dei posti che dovrebbe evitare. Vabbè. Per far prima, viaggio rapido. E del rapido un cazzo se poi mi tocca combattere con 10 guardie. Ma dai, siamo vicini, da Talberg a Uzitz è un attimo. Corri! Oh, ed eccoci a Uzitz. Chi ci accoglierà? Siamo arrivati in totale silenzio. Comunque lo stupro dentro quella casupola prima è stato tremendo. Cioè, quanta gente c'ha. Hey you, ci hanno riconosciuto tutti. Shadow Mordor, quando sì. Quel capitano che a ciclo continuo. Che è successo? Questa Uzitz è diventata davvero brutta. Ah, la miseria, oh. Ma che cazzo succede, oh? Sta andando malmeno a scappa. No, ho fatto la resa.
Questo qui è un balivo. È un balivo nuovo. È il nuovo balivo, l'hanno rimpiazzato. Dai, il balivo ci deve stare. Questo è Robin Hood, è venuto qua. Ma è il balivo soprattutto. Sembra un modello simile. Ma comunque tre sono troppi, anche volendo farcela, no? Però hanno risolto il bug dei cespugli. No, cioè per te l'hanno risolto. Vai, vai con l'arco. Bella. Guarda questa situazione qua. Ci vedrà. Questa situazione ci vedrà vincitori, eh. Vai. Bella. Bella. Niente, oh. Non muoiono. Ti se le sta prendendo tutti. Balivo, aspetta, vieni qua. Ma dai, oh, ma sono 400 frecce. Dai, va, vacci di spada. Vai, 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 contro. Mamma mia. Due balivi. Non so balivi, allora. Tipo proprio Robin Hood. 5 persone sono. No, no. Poi sono pure corazzati, capito? C'hanno scudi e cose. Ah, qua li si frega facile. A parte che qua dovrebbero diventare un po' deficienti. Invece abbiamo ancora il nostro colpo speciale, la resa. Che da... Cosa? No, Harry, intanto quel lato se ne va. Se n'è andato quell'altro. C'ho un'idea, fai la resa. Guarda, okay. Ferma. Mo ci parliamo un bel po', lo facciamo andare via. Si è allontanato abbastanza. Ok, lo faccio venire da me. Sì, ma questi qua sono troppo OP, questi con lo scudo, eh. Io volevo solo fare un saluto al balivo. Lo so. Anch'io volevo rivederlo col vecchio deficiente. Basta la voglia a farsi cazzi combattimenti, eh. Perché sono inutilmente lunghi. È forte. Forse ci avrà 20 in combattimento. Okay. Va. No, ammazzalo, mi sta troppo sul cazzo. Tacca LT. Sta. Perché non? Placca la LT. Lo sto placcando, questo è placcaggio. Ma non serve un cazzo come placcaggio. Tu ti rendi conto che questo non si può. Mantieni uno delle T. Madonna, che fastidio. Ma che sistema è? Tu provaci tu a placca sta merda. Infierisco sul cadavere. Questo secondo me è il primo di gioco. Come potevamo mai farcela con 5 di questi? No, è impossibile. Ok, tieni, torna tu. Allora, dobbiamo entrare da Uziz senza che ci riconoscano. Oh! Vai a Uziz e salutiamo il balivo. Allora, io partirei dalla campagna, però. Cioè, nel senso, mi infiltrerei man mano pian piano. Secondo me dobbiamo fare una malefatta piccolina, perché il balivo era attratto dalle malefatte piccoline. Dici? Cioè, tipo stuprare una signora... Se ne sono andate. Però quella deve urlare. Dagli una botta tremenda in faccia. Io non pensavo morisse così in fretta. Qua sono È normale che muoia così in fretta. Una violazione di domicilio. Niente, nessuno ci viene a dare fastidio. Eccoli, ecco. Oh, facciamo una cosa: togliamo le armi. Vediamo se la brava gente di Uziz ci accoglie come penso io. Niente, ti trattano male. Noi uccidiamo per diletto. Ma no, adesso sto uccidendo per far arrivare il balivo. Per rancore, ma furtivamente non arriva nessuno. Devi fare un po' più di rumore. Don't let him get away. Ok, a questo punto il balivo dovrebbe arrivare. C'è una... dai, ma perché non... Dov'è? No, non sono io. Aspetta, terra consacrata, andiamo in chiesa. Non se ne fregano niente. Ah, hanno pacciato, adesso è importantissima la terra consacrata. Ma è morto subito questo. Ma perché non è corazzato? Prima ti dicevo. Allora, saccheggia, vedi un attimino. Allora, il balivo dormiva a casa dello scrivano, ti ricordi? Allora, dove sta a casa dello scrivano? Perché io sono sicuro che... dovrebbe stare. Qui, giusto? Eccola, è quella? Sì. Occhio, c'è una guardia... Tra l'altro è una guardia post balivo. Cos'è stato? Ma stiamo scherzando! No, così non lo pigli, vai ancora. Buono, adesso. Mosi. Hai visto? Devo mettere spalle al muro proprio. Vai. L'ultimo colpo probabilmente. Ah, po', ce n'è uno dietro.
Ormai se è questo il trucchetto, abbiamo risolto. Bene, spada e caccia. In aperta campagna potrebbero esserci dei problemi, eh? Beh, decisamente. Ci ha provato. Ha cacciato l'arco e nessuno gliel'ha detto. Vedi un po'. E? Comunque non so se senti anche tu questo odore. No. Ma la città sta tornando in mano nostra. Questo è odore di vittoria forte forte. Dicevo, ma si sente qualche un po' di cibo. Questa è vero? Questa è la casa dello scrivano. Ma non credo che sia dentro, dai. Questo sta dormendo come un barbone nella casa dello scrivano. Ha lasciato una lettera a terra. Dove sta? Ma no, dai, non può essere il personaggio più bello del gioco. Questo sembra... Comunque abbiamo riconquistato la città, non so se te ne rendi conto, eh. Ce l'avevano portata via con le guardie, tutta la cosa. Sì, ma io voglio salutare il balivo, dov'è? Si è trasportato, è sceso pure. Sì, però. Niente, oh, non arrivano più guardie, non arriva più niente. Comunque Uziz è sempre così. Voglio borseggiarlo alla luce del sole. Sono finite le forze dell'ordine. Di nuovo. Abbiamo riconquistato ufficialmente Uziz. Però non si vede traccia del balivo. Ma perché è così poco controllata sta città? Che c'è di magico a Uziz? Non lo so, ma dov'è il balivo in tutto ciò? No, guarda, se non c'è più il balivo io disinstallo il gioco. Ragazzi, dov'è finito il balivo? Non lo sapremo mai. Voi fateci sapere se... avete un'idea di come sia potuta andare la situazione? Intanto vi salutiamo facendovi vedere un cane. Io ho dormito un'ora e al mio risveglio... Guarda, ormai è un barbone. Aspetta, ha visto. Ma guarda chi è strisciato fuori dalla tana. Guarda. Lui, il balivo. Ha imparato. Che Dio, che grande. No, beh, che fantastica sta cosa. È lui. È il balivo della maglia. Gente, non può avere la maglia su di noi. Cosa, dove l'hai messo? Sta prendendo fuoco. Come ha fatto ad arrivare là sopra? Sta prendendo fuoco il balivo. Tanto non muo, cioè, tanto immortale il nostro balivo. Guarda, stavamo appunto dicendo, forse in questo gameplay manca quel qualcosa. Eccolo qui, quel qualcosa. No, madonna, ma che cosa. No, fallo svegliare. Vedi un po', mica è morto veramente. Come arco? C'è un arco. Non sia mai che c'è qualcosa. Pure la torcia l'abbiamo dato. Tutto, il tutto. Si è rialzato, si è rialzato. Come ha fatto a rialzarsi? Sta scappando. Sì, è tornato il balivo, ragazzi. Eccolo, adesso fa il suo trick preferito. Ma è velocissimo, è diventato. È svenuto. Ormai muore se lo afferri. È morto con gli occhi aperti. Portiamolo con noi. No, portiamocelo via. Allora, io lo so che potrebbe essere una perdita di tempo, ma adesso noi lo allontaniamo tantissimo da Uziz. E se noi lo lasciassimo qui? Hai sbagliato il cane. Sì. Oh, cos'ha là sotto? Che cos'ha là sotto il balivo? Che sta succedendo? Hai sbaggato il cane. Ho sbaggato il cane. Il cane che era rimasto lì per anni. Va bene, ma adesso però... Allora, io lo voglio portare lontano da Uziz e voglio vedere se si perde. Ma non si perde, c'ha le palpebre definite. E se si svegliasse tipo su un cespuglio buggato? Se io lo lasciassi qui tra gli alberi? Non te lo farei lasciare. Probabilmente il gioco si mette al sicuro da questa eventualità. Sai che sarebbe bello buttarlo in un pozzo? Non c'è un pozzo. No, Uziz dovrebbe averlo, cazzo, una cittadina rurale. Sai se ci si sveglia in braccio, cosa succede? Non credo, sai? Anzi, credo che se lo rilasciamo si alza. Si è alzato. Capito? Lui rimane sveglio quando è sulle nostre spalle. Non è qua. Hello!
Niente, è morto. Tanto c'è quello che ha visto tutta la scena da lontano. Cosa vuoi fare? Voglio vedere cosa fa se lasciamo il corpo del balivo lì. Guarda, lo osserva. Lo aiuta. Il balivo non sa che siamo qua. No, t'ha sentito, adesso scappa. Ciao Balivo, ci vediamo alla prossima. Oddio, vabbè ragazzi, si poteva concludere in maniera migliore questo gameplay? Assolutamente no, abbiamo ritrovato il Balivo e sta ancora Uzitz.